Allora, veniamo alla prima visione di questa puntata che chiuderà il podcast di questa settimana, che è Elvis, per la regia di Baz Luhrmann, sceneggiatura di Baz Luhrmann, Sam Brommel, Craig Pierce, Jeremy Donner, cast Austin Butler, Tom Hanks, Olivia De Jong, Calvin Harrison Jr., Cody Smith McPhee, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, premetto delle piccole cose. Io ho un rapporto vagamente conflittuale con Baz Luhrmann, nel senso che il suo stile di regia non sempre mi sta simpatico. Cioè, tanto quanto trovo interessanti delle idee, tanto quanto mi stufo molto in fretta del suo modo di mettere in scena le cose. Questa cosa di mescolare periodi storici, di rendere assurdo. Appunto, il Grande Gatsby, un film che mi era piaciuto, un film che è più famoso per il meme di DiCaprio che fa il brindisi, che peraltro, però è anche un film che è talmente patinato, talmente queste feste anni 30, che in verità sembra anni 20-30, che in verità, cavolo, sembrano fatte nel 2000, cioè per alcune cose, perché lui mescola un po' tutto, nonostante sia un film, diciamo, in costume d'epoca. E quel film mi aveva anche deluso, perché, cosa che qua ritornerà per altri motivi, Baz Luhrmann, innamorato delle parole di Fitzgerald, tra l'altro Il Grande Gatsby è stato uno dei primi libri che ho letto nei miei 19-20 anni, quando ho iniziato a scoprire la letteratura americana, e del quale mi sono innamorato molto. Capisco che ti sei innamorato anche tu, Luhrmann, delle parole di Gatsby e di Fitzgerald, scusate, però cavolo, a un certo punto diventa un video YouTube del 2010. Quelle cose col mare finto in CGI o in fotografia, le slide del mare, lui fatto un po' meglio perché almeno era un'inquadratura, con le parole che vengono fuori dalla nebbia, tipo il testo di una canzone che ti piace in quel momento e che ti fa sentire poeta maledetto e che ti, secondo te, ti descrivono molto. Lui fa sta cosa dove mette a schermo le parole di Fitzgerald con la voce fuori campo che le legge, cioè le recita più che altro, e ho trovato un regista che appunto non ha idea di come mettere bene in scena quella cosa e semplicemente lo scrive a schermo, e l'ho trovato un fallimento da parte sua. Non credo sia, dovrei riguardarlo quel film, perché non lo vedo veramente da tantissimi anni, da quando credo è andato al cinema non l'ho più rivisto forse. Però mi aveva deluso, come mi hanno deluso tanti suoi film, come mi ha deluso The Get Down, la sua serie su Netflix che ho droppato perché non la sopportavo più. Per quanto riguarda Elvis, invece, devo dire una cosa, che Elvis è difficile da portare a schermo. Ci hanno provato in tanti hanno fallito, in tanti hanno fatto dei film abbastanza dimenticabili, molto dimenticabili alcuni, è difficile parlare di Elvis perché è il re del rock, ma non è l'unico rappresentante del rock di quell'epoca. Potrei dire Roy Orbison. Roy Orbison, se vi ascoltate i suoi album, Roy Orbison è conosciuto a tutti per la sua In Dreams di Velluto Blu. In Dreams I Walk With You, quella canzone lì. Roy Orbison, grandissimo. Se vi ascoltate alcuni dei suoi album dell'epoca ve ne innamorate e non smetterete più di ascoltarlo. Jerry Lee Lewis, ce ne sono stati un sacco di grandi del rock. Elvis è stato il più grande di tutti per tanti motivi, a livello culturale, sociale, a livello di quello che ha fatto, ma poi ci entreremo parlando del film. Però Luhrmann ci ha provato con molto coraggio. E come ci prova? Ci prova raccontando la storia di Elvis dal punto di vista non del protagonista, o comunque non attraverso gli occhi suoi, non attraverso gli occhi di chi vuole stare incollato a Elvis in quella maniera, ma attraverso gli occhi del colonnello, che era il manager di Elvis, che sappiamo essere passato alla storia come un infame, perché è stato uno dei primi esempi portati alla luce di tutti, sotto gli occhi di tutti, scusate, di come un certo star system americano abbia mangiato i suoi talenti, li abbia mangiati in una maniera crudele,
per motivi diversi, in formule diverse, però veramente il colonnello è stato una sanguisuga senza scrupoli vivente, che ha relativamente creato Elvis. Elvis si è creato da solo e che lo ha mangiato, in verità, più che creato. E parla di un artista molto fragile che è stato vittima appunto del colonnello, e che racconta la storia attraverso i suoi occhi. Nel momento in cui il colonnello sta per morire, racconta questa storia. E il modo in cui Baz Luhrmann sceglie, insieme ai suoi altri sceneggiatori, di raccontare e mettere in scena le origini di Elvis, chi è Elvis e come si evolve, è molto interessante, perché dà molto ritmo racconto, utilizza certe soluzioni di montaggio in maniera molto intelligente, il modo in cui salta dall'Elvis bambino all'Elvis che sta per diventare famoso all'Elvis famoso. Il primo atto è molto serrato, è molto forte, corre molto, ha un bel ritmo anche a livello musicale, e ti dà idea, perché appunto è il momento più brillante probabilmente a livello di purezza del personaggio, di un Elvis che è diventato quello che è perché nel suo disastro, mettendosi accanto a personaggi come B.B. King, mettendosi accanto a personaggi che erano bluesman e quant'altro, perché lui è cresciuto in un quartiere nero pur essendo bianco, la sua commissione culturale lo ha portato ad avere una coscienza musicale alta, per la quale lui mischiava generi e creando qualcosa di nuovo. Quindi lui ha mescolato dei generi, ha mescolato influenze culturali a livello musicale per creare un nuovo stilema e anche un nuovo modo, a modo suo questa volta, di stare sul palco, di occupare il palco e di diventare per questo il re del rock, perché è stato la prima vera rock star. Nonostante, ripeto, anche Jerry Lee Lewis non è fosse, era un matto anche lui scatenato, però ecco, lui aveva creato una persona talmente forte sul palco che era impossibile, oltre al suo modo di cantare, oltre al suo timbro vocale, il modo in cui occupava il palcoscenico, che è quello che tutti poi hanno cercato in un qualsiasi cantante lì in avanti. Cioè, parliamoci chiaro, se a un certo punto si è iniziato a porre l'accento su ma tu sei un cantante, ok, ma ti devi muovere, devi occupare il palcoscenico, e perché Elvis ha creato una cosa talmente forte che poi la devi riprodurre. Cioè, devi essere almeno a livello di Elvis, perché ha fatto scuola, perché ha cambiato la musica. E, è un tema modernissimo, tra l'altro, quello del film, cioè di come i talenti possono essere mangiati, fagocitati, di come, tra l'altro, Elvis è stato grandioso perché ha creato delle spaccature culturali all'interno della società, prima di tutto per via delle sue commissioni culturali, che lo rendono incredibilmente moderno, perché oggi se avremo magari in futuro anche in Italia eccetera, eccetera, determinati personaggi con delle voci interessanti, perché magari saranno figli di commissioni culturali. Chi ci dice che magari tra un anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni non ci saranno dei registi incredibilmente forti in Italia, perché magari sono di origini cinesi ma sono nati e cresciuti in Italia, hanno una commissione di storie personali completamente nuove, inedite, hanno un occhio completamente nuovo, inedito nel raccontare il cinema, perché hanno diverse influenze, quella, la cultura orientale più la nostra italiana molto particolare, quindi in tutto questo melting pot culturale creeranno qualcosa di nuovo. E quindi l'argomento Elvis è molto moderno, il fatto che il suo modo di fare musica, di muoversi, di esprimersi, i suoi temi, quello che raccontava nelle canzoni, lo hanno reso un perseguitato, perché tu non puoi parlare di determinate cose, perché c'è il politico di turno iperconservatore che ti demonizza e che ti ritiene un pericolo per la società. Cioè, è stata anche questa la grandiosità di Elvis. E per me Luhrmann, nel suo primo atto, chiamiamolo così, del film, è Luhrmann sotto steroidi, è pompatissimo, scritto a schermo come se piovesse, corre col montaggio, corre con le idee di messa in scena, è molto interessante nel come sfrutta la musica, non sempre di Elvis, è questa cosa particolare, però tira fuori anche le sue parti peggiori, cioè quelle che io non sopporto, ovvero tipo i movimenti di macchina a casaccio.
Cioè Lurman non muove la macchina perché c'è in quel momento un'esigenza narrativa, lui muove la macchina perché muove la macchina. Cioè, questa è una cosa che io non sopporto di Baz Luhrmann. Tra l'altro, tecnicamente, a un certo punto c'è anche un. Se non sono stato totalmente obnubilato a livello di concentrazione dalla grammatica di Luhrmann, credo che a un certo punto sia anche un controcampo sbagliato. Ok? Luhrmann a volte si perde nel suo essere cinetico, nel suo montare in un determinato modo, dimenticando di dare sostanza a tutto quel movimento, diventa un po' vacuo nel suo movimento. Ecco, questa è una cosa molto mia. Ecco, odio quell'uso sconsiderato dello script a schermo, che a un certo punto diventano anche posticce, perché ne ha usate talmente tante che io credo l'editor gli abbia detto: ma io posso perdere 6 mesi a fare script a schermo con una qualità che sia decente per poi mandarle al cinema. E io credo che qualcuno abbia detto basta a un certo punto. Tant'è che dopo questo Luhrmann sparato al massimo, ha un secondo atto, una parte centrale del film dove si siede. Luhrmann dice: cavolo, devo fare un biopic. Però un biopic che effettivamente si dà una calmata, perché qua c'è il cuore di Elvis. E allora si siede. Inizia a calmarsi col montaggio, inizia a calmarsi con la macchina da presa, inizia a stare un po' più dietro a Elvis, un po' più dietro alle sue esibizioni. C'è un minutaggio piuttosto importante di esibizioni di musica di Elvis che secondo me a un certo punto è controproducente perché smette di raccontarlo. E secondo me perché, stesso errore, lui ama talmente tanto Elvis e vorrebbe veicolare talmente tanto Elvis che ha fretta di usare le canzoni, inizia a buttarle già dal primo atto, così, dentro, senza neanche dare un minimo di. Non dico che devi fare come Bohemian Rhapsody, quindi diventare un millantatore che inventa completamente la poetica di un personaggio, non dico quello, però quantomeno dare importanza ai pezzi più significativi di Elvis, sono un po' buttati così nella mischia. E se tu non conosci Elvis, non cogli l'importanza di quei pezzi perché lui te li sbatte in faccia e basta. Se conosci già Elvis, lo apprezzi. Per tutto quel pubblico, secondo me, che non conoscerà Elvis, a un certo punto si domanderà: ma quali canzoni sono sue? Cioè, una manciata sono palesemente sue perché lo vedi cantare, ma tante altre non capisci se sono sue o meno. Anche perché si sono di mezzo altre interpretazioni, ci sono di mezzo musiche che non sono completamente di Elvis, non sono neanche cantate da Elvis, però sono comunque nel film, perché devono magari sottolineare un momento diverso con interazioni con appunto personaggi che gli danno un senso culturale diverso, però sono musiche non perché c'è qualcuno in scena che canta, sono musiche buttate lì, sono un paio qui e là, però ci sono e mi ha un po' spiazzato. Io credo che poi, soprattutto per quello che avviene nel terzo atto, che è molto più toccante, molto più crepuscolare, un Elvis che appunto arriva alla fine, Luhrmann voglia bene a questo personaggio, ma non sa come rendergli omaggio come si deve. Sia per come ha utilizzato le musiche prima, sia come nel finale non riesce a dare veramente cuore. Cioè, io ho empatizzato un po', però il film non ha. Cioè, ci ho messo io del mio, perché il film non riesce bene a raccontarti determinate cose. Cioè, è molto superficiale, secondo me. Sì, c'è sta situazione, guarda, guarda che schifo. Però non è costruita, non ti ci porta a certe cose. Cioè, molto poco. Il rapporto con la figlia è quasi inesistente, motivo per cui ti si dovrebbe stringere il cuore per certe cose, cioè ce lo devi mettere tu perché il film non te lo racconta. Il modo in cui Elvis soffre per alcune cose ce lo devi mettere tu perché il film te lo racconta in modo molto superficiale, non ci mette una costruzione di determinati sentimenti, di determinate idee. Ce lo metti un po' tu. Se conosci Elvis poi ce lo metti tutto, però se non lo conosci non ce lo metti per niente. È il problema di, come del grande Gatsby, cioè questo è relativo alle musiche. Gli piacciono tanto le parole di Fitzgerald che a un certo punto le mette a schermo, però non gli dà
una traduzione lungo tutta la vicenda. Allo stesso modo, qua gli piace talmente tanto Elvis e le sue canzoni che non gli dà, non dà la giusta enfasi alle canzoni più importanti, non dà la giusta enfasi a quello che è Elvis come personaggio drammatico sotto certi punti di vista, come è stato mangiato, è, ripeto, superficiale per alcune cose, è molto lì. Cioè Luhrmann non riesce a tradurre in cinema quello che lui prova per Elvis. Questo è il punto che secondo me lui sbaglia. Non riesce a mettere in cinema la grandezza delle cose che ama. Per quanto il film sia gradevole. Cioè il film non è brutto. Cioè ve lo dico chiaramente, il film non è un brutto film. È un film gradevole che potete apprezzare. I suoi 160 minuti, se non ricordo male, non vi peseranno. Cioè vi passeranno abbastanza bene. Però non ha un grande trasporto emotivo, perché non racconta granché il personaggio, la sua epica, la sua forza. E a un certo punto, ripeto, soprattutto nella parte centrale, diventa un susseguirsi di esibizioni per minuti e minuti, ma non c'è il cuore che dovrebbe esserci. Non sempre è grandioso come mi sarei aspettato, nonostante c'è un... scusatemi, ricordo Austin Butler, l'attore che interpreta Elvis. Se dovesse venire candidato a un Oscar non sarebbe scandaloso, è bravissimo, senza nessun dubbio, è veramente bravo, come Tom Hanks, che per una volta si mette nei panni di un personaggio disgustoso e lo fa molto bene, molto bravo anche lui. Non è macchiettistico, funziona, come non è macchiettistico il protagonista nel fare quell'accento, nel riprodurre una certa parlata di Elvis. Grandiosi a livello cast, grandiosi. Trovo il difetto maggiore nella regia di Luhrmann, che secondo me non riesce anche con la sceneggiatura a sottolineare il personaggio, la sua grandiosità, le sue sofferenze come dovrebbe fare. A volte dimentica proprio di raccontare le cose, a volte butta troppo nella mischia perché affoga di dirti quanto è un amico, che affoga di dirti quanto gli piace quella cosa, ma non riesce a trovare il modo per raccontare, semplicemente dice guarda qui, guarda qui, guarda questo, guarda quello, però non ti fa appassionare davvero quella cosa. Questo è. Ultima cosa a livello di tecnicismo, quel campo contro campo che dicevo probabilmente sbagliato, che dovrei rivedere, lì per lì ho detto quasi qualcosa che non va. Come non utilizza benissimo i VFX? Ci sono dei VFX palesemente posticci, forse ha speso tutto in scritte a schermo nel primo atto, ed è un peccato, e a volte si dimenticano delle cose. Cioè, anche qua dovrei riguardarlo perché non lo posso dare per certo, però c'è questa parte molto importante dove la scena è pulita. La scena è pulita, nel senso è pulita perché non c'è grana a schermo, o ce n'è molto poca. Poi, siccome deve inserire, anche in una maniera che non ho capito bene la decisione, del materiale d'epoca e poi ritornare al materiale che ha girato, cioè alla messa in scena sua, improvvisamente compare una grana che matchi il materiale d'epoca. E ho detto, ma non ve ne siete accorti mentre montavate che c'era qualcosa che non andava? Il film prima è troppo pulito perché è tutto stato girato in un determinato modo, poi diventa sporco e c'è uno stacco troppo violento tra le due cose, non è gestita granché bene questa cosa. Dovrei rivederlo al 100% per essere sicuro al 100%, ma io ho notato questa cosa. Certo, probabilmente in tanti non la noteranno mai, sempre che sia lì. Lo spettatore normale che va al cinema si gode il film magari non la nota, però io ci ho fatto un po' caso. Ripeto, dovrei accertarmene, però ho notato delle incertezze. Quello di VFX ve lo posso dire. Le scene VFX con Tom Hanks, con dietro alcune cose, sono gestite veramente male. Luhrmann non aveva, secondo me, grande polso nel gestire i VFX. Non lo sa granché fare. Al di là di quello, Elvis è un film che potreste gradire, potrebbe alla fine soddisfarvi, non credo creerà un evento molto forte, perché non è stato abbastanza, non dico ruffiano, però abbastanza intelligente da raccontare il personaggio con trasporto emotivo. Non mi aspettavo, ripeto, una totale menzogna come Bohemian Rhapsody, quindi un fenomeno, anche perché è più vicino ai nostri tempi, come quello, però mi aspettavo una cosa che fosse rispettosa del tipo di personaggio che è Elvis, e secondo me non lo è fino in fondo. Quindi mi ha
compiaciuto sotto certi punti di vista perché ho amato tante idee, ho amato tanti spunti, come gestisce il racconto di Elvis al cuore. Ho amato tante cose, tante idee, ho odiato tante idee per le stesse, cioè sempre nello stesso frangente, perché sono troppo Baz Luhrmann, sono troppo kitsch, troppo eccessive, troppo E poi ho trovato questi difetti di tono, di come gestire il personaggio, che non ho veramente perdonato a Luhrmann. Detto questo, è un film che secondo me è gradevole, non va più in su, non lo ritengo un film che colpirà particolarmente il pubblico. Lo colpirà magari in positivo, ma non sarà uno di quelli che, oh mio Dio, guardiamo tutti Elvis. Sarà ok, va bene, e finirà lì. Thank you.